quando ho iniziato a fare l'attrice a 18 anni avevo tutto un altro tipo di visione del mondo, di questo lavoro, e quando invece si cambia, si cresce, comunque riesci a capire un sacco di cose di te stesso, a visualizzare di più il futuro, quello che vuoi, come vuoi essere e gestire la tua carriera. Allora, io sono Simona Tabasco, sono un'attrice e ho 28 anni. Allora, la scintilla che ha fatto partire la mia carriera da attrice non è avvenuta subito quando ho iniziato appunto a fare l'attrice, ma è scoppiata durante questi 10 anni. Ho iniziato a 18 anni e adesso ne ho 28, e ad ogni lavoro è sempre cresciuta questa scintilla. Ho sempre pensato che questa poteva essere la mia strada, fino a che con White Lotus non mi sono chiarita questo pensiero. Penso che da oggi in poi per me essere un'attrice, fare l'attrice, è un futuro possibile. Non so se le decisioni che ho preso mi rendono diversa dai miei colleghi, e penso che ognuno ha una propria visione e quindi una propria strada, si costruisce la propria carriera. Nel mio caso ho ritenuto importante lo studio, la disciplina. Queste sono le due cose fondamentali che cerco sempre di perseguire per fare un buon lavoro, per sentirmi in armonia con quello che devo fare. Per esempio, quando devo fare un provino è importante studiare sul personaggio, approfondire, leggere, sapere molte più cose per poter restituire un'immagine più sincera, più vera di quello che con White Lotus ho letto del personaggio. Non ho pensato a costruire il personaggio pensando che fosse un escort. Ho pensato che dovesse per forza essere o vivere la sensazione di libertà, la sensazione di essere se stessa, di essere anche ingenua verso la vita, e famelica. Allora, il mio successo sì, sta crescendo, specialmente dopo White Lotus, e ne sono molto felice. Allora, è successo che appunto ci hanno contattato per fare la campagna di Skims, e per me è stato subito un grandissimo sì, perché penso che la promozione del corpo femminile, intesa come sincera e onesta, penso che sia importante in questo momento, come lo è sempre stato, però in questo momento se ne parla di più, e quindi per me è stato un grande sì da subito. Allora, molti progetti stanno arrivando, mentre prima di White Lotus ero abituata a confrontarmi con l'Italia. E invece adesso si sono ampliate un po' le prospettive, e quindi passerò un po' più di tempo anche negli Stati Uniti per poter capire come indirizzare quello che sta arrivando, quello che sta succedendo. Mi piacerebbe mirare a qualcosa di importante come cittadina del mondo, e quindi sto ancora cercando, come essere umano, di capire qual è il mio obiettivo principale, come è la mia responsabilità più grande proprio come essere umano in questo mondo. Mi auguro semplicemente di poter, come attrice, lasciare delle emozioni alle persone.